dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on Bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. E benvenuti alla casa di Babbo Natale. Cercate di essere buoni quest'anno e datemi tante letterine che devono essere imbucate e io verrò a casa vostra e porterò tanti doni se li meritate. Grazie ancora a tutti quanti voi, grazie. Vorremmo due battute anche da te su questa iniziativa e anche sullo sforzo che ha fatto il comitato. Beh, credo sia una bella iniziativa per i bambini della città. Abbiamo detto più volte che Babbo Natale è barese, si chiama Santa Claus, infatti, come il nostro San Nicola, e oggi apriamo la casa, sarà a disposizione dei bambini, ma ci sarà un intero villaggio all'interno di Piazza Umberto. Abbiamo avuto diverse sollecitazioni da parte del comitato di Piazza. Infatti Lorenzo Scarcella ha messo un bellissimo post, dice, letterina di Natale del comitato è stata ascoltata dall'amministrazione. Adesso dobbiamo far fare però le letterine ai bambini, che avranno qui la possibilità, mettendosi d'accordo con i genitori, di fare la letterina da consegnare a Babbo Natale, perché poi riceveranno i regali a casa. È un bel momento per stare insieme, l'ho detto più volte, è il momento di Natale, è il momento del calore, il momento in cui i bambini per fortuna fanno un po' di vacanze dalla scuola e hanno la possibilità di stare più tempo con i genitori, con i nonni, con gli zii. È il momento per stare insieme alle persone alle quali vogliamo bene, per stare insieme alle persone che ci vogliono bene, quindi l'inaugurazione serve a dire anche Buon Natale a tutti. Silvio Maselli, assessore alla cultura e al turismo. Finalmente una bella iniziativa su Piazza Umberto. Beh sì, siamo molto contenti, l'abbiamo voluta proprio così, trasformare questa piazza che non è soltanto la piazza dei Bairesi, è la piazza di tutta l'area metropolitana, perché è a due passi dalla stazione, congiunge la stazione di Bari, che è, come dire, lo scambio, lo snodo con l'entroterra di Bari, con il centro murattiano e quindi con il cuore della città. Il biglietto da visita della città. Sì, un po' il biglietto da visita. Questa piazza meritava una grande attenzione da parte nostra. È l'ultimo anno che la vediamo così, dall'anno prossimo, con i lavori che interesseranno Piazza Umberto e tutta Via Sparano, i 7 isolati, gli 8 isolati di Via Sparano, cambieremo il volto in qualche maniera del centro della città. Ma soprattutto questa è la prima volta che si fa un villaggio di Babbo Natale. Tutti siamo stati bambini, tutti abbiamo amato la figura di Babbo Natale, che poi nella nostra tradizione è di fatto San Nicola, noi non lo sappiamo, spesso lo diamo per scontato o lo dimentichiamo, però quello che altrove è Santa Claus, Babbo Natale, qui è il nostro santo patrono, per cui... Lorenzo Scarcelli, il presidente del comitato di Piazza Umberto, ha messo un post su Facebook bellissimo in cui dice: la letterina di Natale del comitato è stata ascoltata, perché da anni, no, si batte perché Piazza Umberto non sia abbandonata a se stesso, luogo di degrado dove purtroppo sono avvenute tutta una serie di episodi. E questa amministrazione, un po' con le iniziative anche del Vivi la Piazza, no? Della Botalico, un po' anche queste iniziative stanno riuscendo in qualche modo a far tornare le famiglie, i bambini. A creare un presidio democratico della gente, no?
per noi è una linea politica, come dire, cioè abbiamo scelto di puntare tanto su Piazza Umberto. Però lasciatemi dire una cosa su Lorenzo. Lorenzo è un patrimonio dell'umanità per una ragione, lui ovviamente, chi con lui anima il comitato di Piazza Umberto, perché con garbo ma con serena insistenza è diventato un pezzo aggiunto dell'amministrazione, è un modo di fare partecipazione che a me personalmente piace. Io tanto trovo inutili e dannosi quelli che soprattutto sui social media stanno lì sempre a dire male, sempre a dire fa schifo, non funziona niente, chi amministra è ladro, è corrotto, è tutto uno schifo, è tutto un magna magna e quindi non si muove niente. Preferisco chi, anche utilizzando i social media come Lorenzo Scarcelli, produce un avanzamento, perché Lorenzo è venuto da noi, tu lo sai bene Michi, con delle planimetrie, dei progetti di ridefinizione di Piazza Umberto, ci ha portato delle proposte, è venuto a dirci io sono a disposizione, vi sostengo e vi do una mano, ma voi aprite gli occhi e mettete attenzione su Piazza Umberto. È uno scambio, la partecipazione, la democrazia partecipata è questo, non chi te è morto, che schifo, è tutto magna magna, vomiti su Facebook, dai addosso a chi amministra, che poi è sostanzialmente il martire dei tempi moderni, perché noi stiamo amministrando con quattro soldi, quattro. E poi chi si è visto, ognuno torna a casa sua o sul suo computer. Ecco, io penso che questo sia un bel esempio. Per cui complimenti a Lorenzo e al comitato di Piazza Umberto, però per una volta anche complimenti a noi che abbiamo fatto una cosa bella. Lorenzo Scarcelli, presidente del comitato di Piazza Umberto. Grande successo questo del comitato, vero? Sì, c'è anche la neve e la pioggia, no, fuori, quindi lo stiamo facendo sotto nella casetta di Babbo Natale. Sono felicissimo di questa, di questo risultato. Ho visto un post su Facebook del comitato, la letterina del comitato è stata ascoltata. Ma tu sai bene, ricordi che noi ogni anno abbiamo fatto sempre la letterina a Babbo Natale. E quindi questa volta Babbo Natale ci ha ascoltato. Comunque dal 2013 al 2015 ci sono stati dei progressi notevoli su Piazza Umberto, le iniziative si sono sempre ampliate sulla piazza. A day or two ago.